A Gorno, gli alunni di prima media, nell'ambito del progetto Giovani, dedicato ai temi della legalità e della cittadinanza, hanno seguito un percorso proprio dedicato alla Costituzione, conclusosi con le elezioni dei rappresentanti di classe. Vediamo il servizio con alcune impressioni raccolte tra i ragazzi. Sono 6 ragazzi Nicola, classe prima C, e da un paio di mesi noi, nelle ore di compresenza, abbiamo cominciato a studiare la storia della Costituzione italiana, che da quando c'era il periodo del fascismo e cui nessuno aveva la libertà, gruppi di persone che pensavano diversamente da Hitler e Mussolini hanno cominciato a ribellarsi fino ad avere l'indipendenza. E a un certo punto un gruppo di persone fece la Costituzione con moltissime sedute, fino a una seduta a Montecitorio, che la Costituzione è stata approvata globalmente. Che nella Costituzione si parla anche degli organi dello Stato italiano, come le province, le regioni e i comuni. E allora da questo spunto abbiamo deciso che le elezioni dei rappresentanti della classe per l'anno prossimo e per quest'anno saranno fatte come un po' nel comune, che prima si fanno delle liste, poi si va a eleggere, che ogni cittadino, come nel nostro caso ogni alunno, va a votare la lista. Sono Daniele Carobbio, sono un aiutante della lista Simpati e in questo periodo con la professoressa di italiano abbiamo letto alcune cose sulla Costituzione e siamo arrivati fino alla Costituzione che è oggi l'Italia e abbiamo provato anche noi a fare un lavoro del genere. A me è piaciuto molto, sono molto contento oggi perché la mia lista è riuscita a vincere e basta. Spero che si faccia anche l'anno prossimo, è emozionante però, è molto bello. Ciao, sono Veronica Borlini, anch'io ho partecipato alle elezioni del nuovo capoclasse. E è stato molto emozionante quando siamo andati là a votare e purtroppo non ho vinto, ma potrò provarci l'anno prossimo. Io sono Matteo Arizzi, il candidato che ha vinto oggi e da ora in poi sono il candidato della prima C. E adesso stiamo organizzando un'assemblea. Mi è piaciuto molto, anche perché ho vinto, e mi è piaciuto in particolare perché era come quello tipo vero, perché ci sono state le campagne elettorali, delle lotte.